Ali, bentornati in questo nuovo video. Oggi, primo video qui sul canale girato da casa. Io ho trovato questa piccola sistemazione per il momento con un lato del mio nuovo letto che si vede di qua e una parte della mia collezione di Funko Pop di Harley Quinn invece da quest'altro lato. Spero che come sistemazione vi piaccia. È momentaneo, ovviamente io non vedo l'ora che tutta questa situazione finisca e che possa tornare nella pace del mio The Beauty Office, anche perché dovete sapere che qui nel mio condominio qualcuno ha un fetish dei trapani perché continuano a trapanare senza sosta da stamattina. Questo l'unico momento della giornata in cui sono riuscita a filmare questo video. Detto ciò, che cosa andiamo a fare oggi? Non ho tantissime novità che posso ancora mostrarvi, quindi ho pensato di tirare fuori dei prodotti che ho già da un po', che non vi avevo mai o quasi mai mostrato sui social, nello specifico qui su YouTube, e che potrebbero essere interessanti. La maggior parte di questi sono anche low cost, soprattutto per quanto riguarda la categoria viso e occhi. Io non vedo l'ora di truccarmi perché non ce la faccio più a vedermi così. Penso ci sia nemmeno bisogno di spiegazioni. Let's begin! La prima cosa che andrò a fare è provare per la prima volta questo primer che ho ricevuto da Good Molecules, che è un brand che vendono anche su Beautylish. Dovrebbe proprio essere il brand skincare di Beautylish. Ne vado a prendere un pochino. Si chiama Silicone Free Priming Moisturizer, quindi fa sia da primer per il trucco che da crema ed è appunto senza siliconi. Per quanto riguarda il trucco occhi, ho diverse opzioni. Sapete che io inizio sempre quando possibile dagli occhi a truccarmi e le mie opzioni sono prettamente low cost. Sì, sono tutte low cost. Allora, ho la nuova palette di Astra, questa qui, la Cherry Temptation, che non ho nemmeno swatchato ancora e sembra super bella, quindi mi piacerebbe molto provarla, ma so già che non sareste contenti perché andrei a truccarmi di nuovo di rosa e noi non vogliamo rendervi scontenti, quindi ho pensato di tirare fuori una palette low cost di Revolution, anzi due, che non vi avevo mai mostrato sul canale ma che utilizzo davvero tantissimo. E sto parlando di questa bimba qui, gigante tra l'altro, ossia la Instinct Palette, una collaborazione con Alexis Stone, ed è una palette che all'interno ha praticamente qualsiasi colore in diverse gradazioni. Sono i rossi, i rosa, i viola, i grigi, i blu, i verdi e i gialli. E abbinata a questa palette, Alexis Stone ha pensato anche alla Transformation Palette, che è questa qui, che si sviluppa per lungo e all'interno ha tutti i colori metallizzati che possiamo andare a miscelare con questa palette gigante che costa davvero pochissimo. Vi lascio tutti i link giù nell'info box. Insieme a queste palette, magari andremo ad utilizzare anche la Lemonade, che è una palette che ho preso a Los Angeles durante The Beauty House da Sephora. È super low cost questa palettina, soprattutto per essere una palette venduta da Sephora, ed ha tutti questi colori super sgargianti. Io direi di andare a realizzare un make-up sul blu, perché ho questa magliettina celeste e secondo me ci sta, anche perché non mi trucco quasi mai di blu in quest'ultimo periodo. Metto al volo un po' di primer. Il primo colore che vado a prendere è questo celeste qui, il più chiaro, e lo vado a mettere nella piega dell'occhio. Cioè, per essere una palette di Revolution e per costare così poco, guardate quanto è pigmentata. Non so come mai effettivamente non vi avevo mai fatto vedere questa palette sui social. Ogni volta che faccio un make-up colorato la trovo super utile. All'inizio l'avevo presa per farci un video, ma poi non l'ho più fatto appena uscita questa collezione. E avevo un po' accantonato la palette. Quando poi per la prima volta l'ho utilizzata, l'ho fatto perché mi serviva un rosso e questa palette ha dei rossi veramente pazzeschi. Dopodiché ho iniziato a testarla e me ne sono davvero follemente innamorata. Secondo me è un'ottima palette per fare dei look arcobaleno e in generale, secondo me, ha proprio una qualità migliore rispetto alle classiche palette di Revolution, che non mi dispiacciono come ombretti, però questa è proprio un altro livello. Cioè, credo sia una delle migliori palette colorate che ho nella Makeup Collection. Colore nella piega ci siamo, già invece un sacco. Non so perché non mi sono mai truccata di blu ultimamente, anche perché tempo fa, quando avevo appena fatto i capelli, le punte le avevo blu. Ci sarebbe stato benissimo, ma vabbè.
Vado a prendere il terzo colore della fila dei blu, che è non il più scuro, ma quello subito prima. E vado sempre qui all'angolo esterno e nella piega. Durante questa quarantena sto guardando per la prima volta con mia sorella Grey's Anatomy e non so come ho fatto a vivere senza sarei a guardare episodi di Grey's Anatomy tutto il giorno. E tra l'altro ho scoperto che non sono ancora finite le stagioni perché ne stavano girando una nuova proprio in questo periodo che hanno interrotto a causa appunto del coronavirus. E quindi sono molto contenta di sapere che comunque la mia addiction con questa nuova serie TV potrà continuare ad andare avanti. Non so perché non l'avevo mai vista, credo che il problema principale tra me e questa serie TV sia stato il fatto che non era reperibile da nessuna parte, mentre adesso si può vedere su Amazon Prime Video. Se non l'avete mai vista, io ve la straconsiglio. Tra l'altro, io sono sempre stata in fissa anche ad esempio con Dottor House e più o meno il tema appunto generale è quello dell'ambito medico, super carina, ve la consiglio. Adesso vado a scurire ulteriormente, penso sempre con lo stesso pennellino, ma sì. Non so se sono solo io, ma ogni volta che pulisco i pennelli poi mi sento tipo in colpa di sporcarli subito perché so che poi li devo rilavare di nuovo, quindi cerco di usare due o tre pennelli per tutto, cioè potessi lo utilizzerei anche per mettermi il fondotinta adesso questo coso. Vado a prendere il blu scuro 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 e scurisco ulteriormente l'angolo esterno e la parte più esterna della piega. E adesso vado a prendere questo celeste qui dalla palette di Violet Boss, la Limonade. Limonade. Non lo so leggerlo, mi sbaglio sempre. E lo metto su tutta la palpebra. Questo colore è bellissimo perché è un blu metallizzato con un sacco di glitter in argento all'interno. Mi piace molto già così il make-up, però probabilmente potrei andare anche a scurire ulteriormente con il nero. Non lo so, sono un po' indecisa. Perché è tutto molto blu. Vorrei aggiungere un po' di nero, però per fare una cosa diversa mi sa che non lo farò. Ultimamente stanno andando tantissimo i look super colorati, anche un po' pastello. Non è questo il caso perché questo blu è super power. Però non so se avete visto appunto che stanno andando questi make-up monocolore un po' pastello su tutta la palpebra e mi stanno piacendo tantissimo. Questa potrebbe essere la versione extra di quei trucchi. Quindi per il momento sto fermo. Non vado ad aggiungere il nero, magari dopo facciamo una bella linea d'eyeliner. Quello che vado a fare sicuramente adesso è togliere il fallout con un pennellone, nella speranza di non dover prendere una salvietta struccante, ma invece sì, devo prendere una salvietta struccante. Che c'è troppo fallout, il blu fa sempre un po' di pasticcio. Voglio andare ad applicare anche questo qui, che non è un prodotto low cost assolutamente, però mi sta piacendo un sacco ultimamente, non ve l'avevo ancora fatto vedere sul canale, ed è il mio primo lip balm di Fresh. Questo qui è alla menta, si chiama Sugar Mint Rush ed è un trattamento labbra veramente super idratante, mi piace tantissimo in stick e sa proprio di candy cane, quindi di stecca di caramella alla menta dolce. Un sacco di persone odiano questo profumo nei prodotti di skincare, io lo amo, quindi yay! E adesso passiamo un attimo alla base, vi faccio vedere il prodotto base skincare protagonista di questo look, ossia il Soft Matte Foundation di Astra. Non so come l'ho detto, ho fatto tipo Soft Matte Foundation di Astra. È l'ultimo fondotinta uscito dal brand, non l'ho ancora mai provato. Questo qui è lo 03, spero che vada bene per il mio incarnato perché di solito uso l'1 o il 2. Effettivamente è un po' scuretto, ha una consistenza strana, è tra il cremoso e la mousse e ha un odore, si va a mischiare un po' con quello del lip balm, eh? Ma ha un odore di pesca buonissimo. Primo fondotinta alla pesca, andiamo a vedere se è coprente. Ah, sicuramente essere opaco è opaco, si vede già dalla primissima applicazione. E poi Astra è un brand italiano e assolutamente low cost, quindi sembra anche bello coprente. Una coprenza medio-alta, secondo me. Vi dirò, mi piace un sacco. Guardate che bello l'effetto. È opaco, ma non va a seccare eccessivamente, almeno se avete una pelle mista come la mia. E lascia veramente un bel effetto. Mi è piaciuto.
Come correttore vado a dare una seconda chance. Oddio, mi sta cadendo tutto. Al Fast Base Concealer di Revolution, che avevo testato soltanto una volta. E mi sembrava molto carino, quindi lo vorrei riprovare con voi. Opla, lo vado a mettere solo nel contorno occhi perché non serve assolutamente ripassarlo, dato che il fondotinta è stato super coprente già di suo. Bello, anche questo correttore è molto coprente. Mi sta piacendo un sacco il look di oggi. Che è successo? Niente fail, questo mi state dicendo? E ora vado a fissare tutto con la Translucent, che è questa cipria di Revolution che credo di aver utilizzato soltanto una o due volte perché è veramente scomodo il packaging. Però, dato che l'ho rivista da poco su Ale, dato che io e Ele gliel'abbiamo presa in un'altra colorazione per il video dove io e Ele gli comprammo i suoi primi prodotti make-up low cost, mi è venuta in mente la vorrei riutilizzare. Questo packaging è veramente terribile. Cioè, non so come qualcuno possa aver pensato che questo packaging fosse una buona idea. E vado a pressare ben bene, soprattutto nella zona del contorno occhi, il prodotto, che non voglio che vada nelle pieghe. Come se io dovessi andare chissà dove, amici. Sto facendo questo bellissimo make-up colorato per starmene a casa sul divano e vedere la prima parte della maratona di film di Harry Potter che sta facendo questi giorni su Italia 1. Oggi fanno la prima, mentre sto registrando il lunedì, invece domani, che per voi sarà oggi, sto facendo un salto temporale che vi confonderà tantissimo, faranno il secondo film di Harry Potter su Italia 1 alle 9:20. Ma sono carina con questo punticchio di cipria sul naso, eh? Alla fine non era troppo troppo scuro il fondotinta. Cioè, di quel mezzo tono più scuro che mi piace. Mi dà un senso di vita. Anche se ora sto sbiancando tutto con la cipria. Adesso vado a settare con questo setting spray sempre di Revolution. Intanto chiudo sta cipria perché veramente mi sta impolverando tutta la stanza. E vado a dare un po' di idratazione alla pelle. Questo teoricamente dovrebbe sapere di vaniglia e cocco, è un odore buonissimo. Faccio un po' di contour con la Bonjour Contour Shadow Show Trio di Cosmify e DMT. Questa mi piace tantissimo e ho deciso di prendere questo prodotto per fare il contour oggi perché per quanto mi piace, secondo me non ve lo faccio vedere abbastanza. Se avete la pelle chiara, questo trio di terre per il contouring è pazzesco perché sono chiare e fredde al punto giusto e poi c'è anche una terra più calda per andare a dare un effetto un po' più abbronzé. Come blush, sempre da una delle palettine di Christian, vado a prendere questo colore qui. La palette si chiama Peach Beach e vado a prendere Smell Me, che è un colore che utilizzo tantissimo e che mi piace da morire con i trucchi che vanno sul blu e sul celeste. Perché è un rosa pesca. Ma quante cose pesca oggi? È troppo strano, non mi è mai successo in tutta la mia vita di avere un tripudio di cose pesca tutte in un video solo. Ma vabbè, mi metto un po' anche sul naso perché ormai sappiamo che sono diventata una drogata di TikTok e quindi se non mi metto il blush sul naso non sono contenta. Vi giuro, anche se vi può sembrare una cosa che non vi piace, provate a farla perché cambierete immediatamente idea. Adesso vado con il mio illuminante, ovviamente preferito della storia, ossia il mio Harley's Choice in collaborazione con Cosmify, e lo vado a mettere sullo zigomo. Questo è un altro di quei Madonna, raga, sono veramente troppo contenta di aver creato l'illuminante della mia vita. Questo è un altro di quei prodotti che utilizzo spessissimo quando faccio make-up sul blu o comunque molto colorati perché avendo una puntina di rosa, secondo me si sposa benissimo. Vado a mettere anche sul naso. E ora possiamo continuare il look occhi. Da una parte vorrei non mettere l'eyeliner, però ho trovato questo eyeliner qui di ColourPop blu che secondo me potrebbe starci bene, quindi andiamo a rovinare questo make-up che mi piaceva facendo una riga di eyeliner blu, dai. Perché no? Sono concentratissima. Ho cercato di fare la linea d'eyeliner più sottile dell'universo e ci sono riuscita, ma adesso proverò a farla anche di qua e rovinerò tutto quanto. Raga, non chiedetemi come, non chiedetemi perché. Ci sono riuscita, non facevo una linea d'eyeliner così sottile da non so quanti anni.
Preach. Adesso vado a prendere uno dei blu che ho utilizzato anche sopra e lo vado a mettere sotto. Ovviamente adesso vado a mettere una matita scura, non nera ma blu scuro, all'interno dell'occhio. Questa qui è di Fenty, anche di queste matite secondo me non vi ho mai parlato abbastanza perché sono pazzesche, ci sono di diversi colori. Io ho provato sia la verde che la nera che questa blu, che è la mia preferita e si chiama, ora ve lo dico, Navy or Die. È veramente bellissima perché sembra quasi una matita nera, quindi è scura, va a dare definizione all'occhio, ma ha un tocco in più. E la vado a sfumare leggermente con un pennello piccolo che spero di trovare. Vi starete chiedendo, Deborah prima ci ha fatto vedere una palette bellissima e non la usi. Ecco, è arrivato il suo momento. È la palette questa qui più lunga di Alexis Stone Revolution. E vado ad utilizzare proprio il colore centrale, che è un trasparente con i riflessi celesti. Quindi perfetto per andare a dare il punto luce all'angolo interno dell'occhio. Cioè, guardate che cos'è questo colore. Io non so se si riesce a capire, ma è qualcosa di bellissimo. Lo vado a mettere leggermente anche sotto il sopracciglio, nella parte dell'ala. E se adesso vi sembro strana è perché non ho le ciglia finte, quindi vado a recuperare immediatamente. E voilà, ecco qui l'effetto con le ciglia finte applicate. A me piace tantissimo come sta avvenendo questo make-up, l'abbiamo quasi terminato, però c'è una cosa che proprio non riesco a lasciare andare, ossia il fatto che secondo me questo make-up sarebbe carinissimo con una puntina di glitter al centro. Quindi ho preso i miei glitter liquidi preferiti, che sono i Crystalline di Pixi. E ho deciso di metterne un pochino con un pennello, proprio soltanto al centro della palpebra, così. Oh, così il mio make-up sembra una nuvoletta. Vi giuro, era da prima che ci pensavo che sarebbe stato tutto molto meglio con un po' di glitter. È sempre tutto meglio con un po' di glitter, però in questo caso proprio non riuscivo a smettere di pensare a questa cosa. Questi glitter sono pazzeschi. E se vi scoccia utilizzare i glitter in polvere libera, io ve li consiglio moltissimo questi di Pixi perché sono facilissimi da usare, non vanno assolutamente nelle pieghe e non hanno bisogno di colla. Si attaccano proprio da soli. Belli, belli, belli. Adesso il make-up mi piace tantissimo. Andiamo a vedere cosa posso utilizzare sulle labbra. Io pensavo al One Love 01 Desire di Mesauda, che non ho ancora utilizzato. Ed è questo color nude rosato. Vediamo un po' se può andare. È un po' scuro, eh? È super scorrevole questo rossetto. Che ne dite? È molto bello, la texture di questo rossetto mi piace tanto, però secondo me non è adatto al make-up. Quindi lo vado a togliere, se ritrovo le salviette, e ne metto un altro. Non ho la benché minima idea di come io sia riuscita a mettere, senza l'utilizzo della matita, un rossetto così scuro. Decisamente meglio rispetto a quello di prima. Ho applicato, sempre della stessa linea di Mesauda, lo 04 Attraction, che è un colore più scuro, però è più violaceo. Secondo me ci sta meglio. Comunque, questo qui è il look terminato. Io spero tantissimo che vi piaccia. A me piace un sacco e soprattutto sono felice finalmente di essermi truccata di un colore che non sia il viola, perché da quando ho fatto questi capelli non ho fatto altro che truccarmi di viola. Una bella pausa ci voleva, anzi, consigliatemi qualche colore che potrebbe star bene con questi capelli e che potrei utilizzare nel make-up. Io vi mando un bacione grandissimo, vi aspetto sulla mia pagina Instagram e sul mio profilo TikTok. Trovate tutti i link giù in descrizione insieme ai link ai prodotti che ho utilizzato per questo video. Mi raccomando, rimanete in casa in questi giorni, è veramente importante per far sì che tutto torni il prima possibile alla normalità, che tutti quanti abbiamo un comportamento corretto. Quindi rimanete in casa, vi mando ancora un bacione e al prossimo video. Ciao!